La nuova stagione sportiva per il calcio femminile inizia come era terminata quella vecchia, ovvero con la super sfida tra Brescia e AGSM Verona. Le due squadre che la settimana prossima rappresenteranno l'Italia in Europa si affrontano sul neutro di Bassano nella Supercoppa italiana e come da tradizione Longega è costretto a presentarsi al big match con una formazione nuovamente falcidiata dagli infortuni. Fuori l'ex Boatin, capitan Gabbiadini e la greca Congouli. La prima conclusione all'undicesimo è del Brescia con Cernoia che dalla distanza chiama Talman alla deviazione in angolo. Le lombarde mantengono un maggiore possesso di palla, ma si arriva fino al 23esimo per vedere la conclusione a lato di Bonansea. Il Verona risponde al 28esimo con Giuliano che riceve l'assist di Williams e da ottima posizione calcia alto sopra la traversa. Piemonte ci prova dal limite, ma la sua conclusione è centrale per la facile parata di Marchitelli. Si va all'intervallo a reti inviolate dopo 45 minuti combattuti, ma con pochissime occasioni da rete. Non muta il canovaccio della partita neppure nella ripresa, con il Brescia più propositivo ed il Verona votato al contropiede. Sabatino al decimo vince un rimpallo ma la sua conclusione termina alta. Risponde Bruinenberg con tiro che non può spaventare Marchitelli. Molto più pericolosa la conclusione di Bonansea con Talman che si salva con l'aiuto della traversa. Al sedicesimo Brescia in vantaggio. Girelli coglie il palo, riprende Sabatino che non lascia scampo a Talman. Longega tenta il tutto per tutto e getta nella mischia la giovane attaccante Pasini in sostituzione di Soffia. Girelli dall'una e Piemonte per due volte dall'altra parte provano senza esito le conclusioni. Miracolo di Talman al 38esimo sulla conclusione a botta sicura di Cristiana Girelli. Il Brescia conduce le danze ma il risultato rimane in bilico sull'esiguo vantaggio per le rondinelle. Al 43esimo ci prova la spagnola Carro ma la sua incornata questa volta è troppo debole. Allo scadere sull'altro fronte Daniela Sabatino incorna alla perfezione spedendo il pallone a fil di palo dove Talman non può arrivare per il 2-0 bresciano che chiude i giochi. La Supercoppa rimane per il terzo anno consecutivo a Brescia dopo le vittorie e i calci di rigore sullo stesso Verona e sul Tavagnacco. Per la GSM Verona una discreta gara in chiave difensiva, ma davanti, complici le pesanti assenze, c'è ancora molto da lavorare. Le gialloblu sono attese sabato a Iesi per il debutto in campionato e subito dopo alla partenza per il Kazakistan per la Champions League.